Porca. Abbiamo questo meraviglioso oggetto che ci è stato spedito dalla Vevor e quindi ora noi lo proveremo. E innanzitutto unboxing. Vediamo cosa c'è in quello che sembra essere un pulitore a ultrasuoni, anzi un pulitore a ultrasuoni. Come potete vedere da questa scritta, il pacco è arrivato sfondato, il che promette molto bene. Ma ecco, apriamo questo splendido cartone e c'è già un profumo di nuovo, di plastica. Guardate, ci sono dei supporti, questi sono ottimi, questi io li metto nella panda e quando mi devo inginocchiare per pregare non mi faccio male le ginocchia grazie a questi. Sono degli ottimi inginocchiatoi, quindi io questi li conservo sempre perché sono comodi per inginocchiarsi e fare le preghiere quando stai guidando e improvvisamente senti il bisogno di pregare e allora ti vuoi fermare da qualche parte. Ma cosa abbiamo qua dentro? Ecco, farò così e voilà, abbiamo altri due inginocchiatoi. Questa volta bucati, in modo che tu puoi inginocchiarti e mettere qui la tazzina del caffè. Quindi puoi bere il tuo caffè e inginocchiarti quando ti serve. Questi li mettiamo da parte, qua dentro. E qui abbiamo questo meraviglioso oggetto che sembra essere veramente una vasca per pulizia ad ultrasuoni che la Vevor ci ha spedito per provarla e che noi proveremo. Innanzitutto vedo qui un bellissimo rubinetto. Un rubinetto che si apre così, come potete vedere, con questo movimento, con questa maniglia gommata. Un coperchio con plastica. Molto bello, un coperchio di metallo, da cui toglieremo questa plastica immediatamente. Guardate, guardate che bellezza. Fatto. Qui c'è un frammento di polistirolo espanso, preziosissimo da conservare. Il coperchio lo mettiamo qua. Cavo di alimentazione con maledetta spina sciuco tedesca maledetta e fascetta super maledetta che va immediatamente gettata affinché nessuno possa più usarla. Manuale di istruzioni che leggeremo. Ultrasonic cleaner, specifiche, sicurezza, operating instruction. Qui dice di usare acqua, mettere gli oggetti all'interno, riempire con acqua. L'acqua deve coprire gli oggetti ma non deve eccedere il segnale. C'è un segnalino da a cui stare attenti. Bene, è una paginetta, lo mettiamo qui. Qui abbiamo un tubo, un comodo tubo. Va bene, un tubo che immagino andrà agganciato qui. Che bello, praticamente permette di svuotare. Ottimo, perché io avevo una piccola pulitrice a ultrasuoni, l'avrete vista nei miei altri video, che però non ha la possibilità di svuotamento. Quindi è un po' scomoda. Poi abbiamo il cestello della friggitrice. Qui abbiamo veramente un cestello di friggitrice, bellissimo, che però stranamente vedo che ha due cazzi di gomma qui e qua no. Quindi mancano due cazzetti di gomma. Che
Che fine avranno fatto questi cazzi di gomma? Perché non ci sono? Qua dentro non ci sono. Vedete, la vasca è vuota, è vuota. E poi abbiamo due coppolini, anzi no, abbiamo un coppolino per fare il tè. Questo ci si mettono dentro gli oggetti piccoli e poi in qualche modo vedo che si dovrebbe chiudere. Ah, ecco, così. Qua ci metti il tè e fai il tè. Questo serve evidentemente per fare il tè. Lo proveremo immediatamente facendo il tè. Questo si apre, tu metti dentro le foglie di tè qui dentro, poi lo chiudi e puoi fare tranquillamente il tè. Questa mi pare un'ottima cosa. Il cestello, quanto è bello! Siamo qui. E direi che qua non c'è altro da vedere. Togliamo la plastica. Vediamo se per caso ci sono quei pezzetti di gomma qua dentro, ma io non li vedo. Probabilmente non devono esserci. Plastica ottima per soffocarsi, è ottima per soffocarsi, bisogna mettersela in... Vabbè, evitiamo di dire queste cose perché sennò poi YouTube mi censura il video. Ma adesso diamo un'occhiata più meglio da vicino a questo oggetto. Non male, devo dire. Digital Ultrasonic Cleaner. Ore, minuti e secondi, temperatura, ha anche un controllo di temperatura. Non usare questa unità senza l'acqua, bisogna prima riempirlo. Non disassemblare. E qua sotto ci sono piedini di gomma plastica dura, c'è una ventola. Sembrerebbe tutto acciaio inox. Qui c'è una maniglia. Ah, ecco, qua abbiamo un interruttore. 250 watt di potere riscaldante, 240 watt di ultrasonic cleaner. E griglie, molto belle queste griglie, mi piacciono. Mi piace questo stile griglioso. C'è un'altra griglia anche qui. Beh, che dire, è tutto qui. È molto semplice. Coperchio. Mi piace, anzi, mi piace. Ora non so se fare immediatamente le patate fritte o il tè. Questo tubo di gomma è molto morbido. Allora, intanto io avvito questo, che però vedo che avvita e gira a vuoto. Quindi già abbiamo capito che questo non va bene. Non è... ci nuota, vedete, nuota. Nuota! Quindi questo purtroppo non va bene, perché non entra, poiché arriva qui in fondo, sbatte, e lui non è della misura giusta. E vabbè, poco male. Poco male. Vuol dire che dovremmo svuotarlo senza l'uso del tubo. Tubo molto morbido. Mi piace molto perché è morbido e maneggevole. Peccato per questo. Ma questo è, come si dice, un fitting. Questo è un adattatore che si trova poi facilmente, penso, nelle ferramenta. Vedremo. Vedremo di trovarlo. Ho pensato di pulire una caffettiera. Che, come vedete, questa caffettiera... Potrebbe essere pulita come si deve. Vedremo, noi mettiamo dentro tutti i pezzi della caffettiera, compreso questo che secondo me... Bah, non lo so. Adesso dobbiamo riempire qua di acqua. Questo lo riempio così. E vediamo subito cosa succede. Io non userò solo acqua, ma ci metterò qualche goccina. Oddio, qualche spruzzo, non qualche goccina. Se spruzzasse sto coso, ci metterei qualche spruzzo di sgrassatore. Ecco, qualche tonnellata. Bene così. E adesso accendiamo. Vediamo un po' che cazzo succede. Oh, ha fatto un beep. Attenzione. Io gli darei... Bene, ogni cosa che si preme
Ogni cosa che si preme lui fa quello, la temperatura. Chissà che temperatura è, se sono 160 gradi o... Comunque io no, la temperatura. Io la temperatura la regolo... Vabbè, la temperatura me ne sbatto, però gli do 15 minuti e vado a on. Minchia, che rumore pazzesco. Madonna santa. Scusate un attimo, io voglio spostare questo perché il rumore che fa è qualcosa di micidiale, micidiale. Rispetto a quella che avevo prima, questa sembra essere una potenza assurda. Sente come una sensazione, come un sentimento, una cosa che neanche io so spiegare come. Ho acceso anche la temperatura. Credo che siano 45 gradi. Ah, ecco, i set e gli attuali. Gli attuali sono 21, finalmente ho capito. E ho sentato a 45. Wow! Ma questa cosa è fantastica. Admonition! Admonition! Ammonizione! Ti ammonisco! Nel frattempo possiamo dare un'occhiata al manualetto che spiega che cosa si può pulire, come vedete. Punte di penne, immagino, penne stilografiche, testine di stampanti, sigilli, dentature, rasoi elettrici, vetri. E adesso non mi ricordo qual è il nostro modello. Comunque 40 kHz è la frequenza. 40 kHz, noi siamo sui 240 watt, perfetto, quindi la TH40, 240 watt, da 1 a 30 minuti, 10 litri, esatto, 250 watt di riscaldamento, pesa 8 kg, secondo me forse pesa un po' di meno, però va bene. Notevolissima, notevolissima. Non disassemblare, non toccare le spine con le mani bagnate, le solite cose. Per pulirla, immagino che per pulirla servirà una apposita pulitrice a ultrasuoni per pulitrici a ultrasuoni. Quindi adesso dovrò attrezzarmi con una seconda pulitrice a ultrasuoni più grande per pulire la pulitrice a ultrasuoni. E qua spiega in teoria come dovrebbe funzionare. Molte piccole bollicine vengono generate grazie agli ultrasuoni. Le bollicine vengono implose costantemente grazie all'azione degli ultrasuoni e impattano la superficie del pezzo da pulire. L'impatto rompe la sporcizia in piccoli granuli e li separa dalla superficie del pezzo da pulire. I granuli quindi poi vanno nell'acqua e quindi la parte si pulisce. Sì, sembra che funzioni così. C'è lo zizi noise, zizi, c'è il rumore zizi. Ribadisco anche qua nessuna perdita.
fatto un macello. Ma vaffanculo. Come immaginavo, è ottimo per fare il tè, vedete? Un ottimo tè. Mancano pochi minuti, sbirciamo. Approvi? Che te ne pare? Vi presento Titolo, il gattino paraplegico, e quindi indossa un gonnellino così non si graffia muovendosi. Sta benone, ha circa 13 anni adesso, forse di più. È stato trovato investito, prima che mi facciate tutte le domande, è stato trovato investito in mezzo alla strada, io la davo per morto. E invece eccolo qui. Paraplegico, completamente indipendente, sale anche le scale da solo ed è un bel giovanotto. Ha finito, mi sono perso la fine, ha fatto due bip, però adesso ha finito. Io posso per sicurezza spegnere, per ulteriore sicurezza staccare la spina. Così posso toccare ciò che devo toccare. Possiamo andare a dare un'occhiata. E effettivamente potrebbe stare ancora di più, ma qua è diventato lucido. Vediamo. Mentre questo sicuramente non si è pulito al massimo, però sì, qua si è pulito. Qui ci vuole ancora del tempo, suppongo. Potremmo insistere. Questo anche lui è venuto bello lucido. Sicuramente un quarto d'ora non è sufficiente. E qua si sta cominciando a pulire. Va bene, allora sapete che vi dico? Io alzo un po' la temperatura e lo faccio continuare. Si sta rivelando veramente ottimo. Quello che ho io è da 10 litri. E che dire, funziona veramente bene. Lo potete trovare qui sul sito della Vevor, ai link che metterò in descrizione, e con il codice VVS10 avete anche un 10% di sconto. VVS10, ve lo scrivo qua, VVS10, 10% di sconto, olè! Ed ecco qua. Un po' di condensa. Direi molto meglio. Qui è rimasto qualcosa, però queste sono, mi sa, macchie sull'acciaio, ma qua è venuto veramente perfetto. Vediamo un po' qui. Ah, questo è venuto perfetto, guardate. Ottimo. Ottimo, questo, vabbè, questo c'era poco da pulire, devo dire, ma è venuto ottimo anche lui, lucido. E poi abbiamo, vabbè, la guarnizione che è pulita. E questo, ah, questo è venuto veramente bene, wow. Qua un po' meno perché comunque è macchiato da anni di utilizzo, però cavolo, che differenza. Va bene, mi piace. Adesso facciamo lo svuotamento, devo girarla, quindi mi serve anche l'altra mano. Mm.
Ah, chiude da una parte e chiude dall'altra. Guardate che bello. E abbiamo questo piscio che sta uscendo da qui. Ora qua il cestello lo leviamo per poi pulirlo. Abbiamo questo piscio caldo che è il risultato della pulizia. Adesso qua troveremo i residui. Dopodiché sciacqueremo la vasca e la potremo mettere da parte per un futuro utilizzo. Sono contento, devo dire che funziona bene. Fa quello che deve fare, pulisce. È dotata di cestello, stranamente con solo due piedini, perché qui mancano, mentre qua ci sono. Chissà se sono stati dimenticati o se è proprio fatta così. Secondo me sono stati dimenticati. Va bene, comunque va bene. Qui si sta svuotando. Ok. Vedete i residui di schifo puliti dalla macchina. La caffettiera pulita è qua. Ci si potrebbe mettere un carburatore, non lo so, un crocifisso. Si può pulire veramente di tutto. Detto questo, grazie per aver visto questo video. Io questo oggetto lo userò tanto per pulire le cose e sarà molto utile anche a livello di museo dell'informatica funzionante, perché si può usare per pulire schede elettroniche. L'ho provato con l'acqua, ci sono altri liquidi che si possono usare, dei solventi appositi, detersivi. Dicono di non usare nulla di infiammabile, tipo alcol, e quindi bisogna evitare anche questa cosa, però su questo ci sono diverse scuole di pensiero. Voi cosa ne pensate? Se avete consigli su come usare questo splendido oggetto, fatemi sapere, perché mi è piaciuto, sì, mi è veramente piaciuto, devo dire. Grazie, lasciate un like, fate subscribe e scrivetemi nei commenti se ho detto qualche stronzata o semplicemente se volete insultarmi o prendermi in giro o quello che volete.